Questo programma è offerto da Il sindaco Paolo Martorana ha proclamato il lutto cittadino nella giornata di domani, sabato 19 luglio, per la morte di Enzo Martorana. «Ritengo doveroso interpretare il sentimento popolare proclamando una giornata di lutto cittadino», ha dichiarato il sindaco, «in segno di rispetto di uomo che ha portato nel suo cuore la gioia di vivere ed il coraggio di non abbandonarsi alla sofferenza provocata dalla scomparsa dell'affetto più prezioso. Visto benevolmente da tutti per la sua semplicità, Enzo, molto conosciuto in paese, aveva anche interpretato la figura dell'Apostolo Pietro in occasione della Via Crucis». Pertanto, il sindaco Paolo Martorana ha invitato l'intera cittadinanza a unirsi nel cordoglio della famiglia. Condoglianze da tutto lo staff di Canale 8 Palermo. Sono scattati gli arresti domiciliari per un uomo di 58 anni e per i due figli trentenni, grazie ai controlli da parte dei carabinieri di Partinico. I tre uomini sono finiti sotto accusa in quanto sono risultati possessori di una vera e propria coltivazione di droga, composta da una quarantina di piante di canapa indiana situata all'interno di un terreno in contrada Sirignano. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato inoltre anche un chilo di marijuana essiccata. Erano stati arrestati meno di un mese fa dai carabinieri di Termini Imerese con l'accusa di furto aggravato in concorso a due cittadini termitani. Si tratta di Brancato Ottavio, classe 65, e Bellaville Maurizio, classe 77. I due erano stati sorpresi il 25 giugno scorso a rubare in uno stabilimento del polo industriale di Termini Imerese e quindi, arrestati e processati per direttissima, i due era stata inflitta l'obbligo di dimora a Termini Imerese con permanenza domiciliare notturna. Evidentemente al Brancato e al Bellaville stavano stretti sia le mura delle loro rispettive abitazioni, sia i confini delle loro città. Infatti, dopo un'indagine condotta dagli stessi militari dell'arma, si era scoperto che i due puntualmente eludevano le restrizioni a loro carico. Dopo un inasprimento del regime cautelare dell'11 luglio, data la recidiva evasione dei due, la procura di Termini Imerese ha deciso di relegare i due evasori agli arresti domiciliari. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Alessandro accetta impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica, ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan.
Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì o esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Nonostante lo scetticismo iniziale e le polemiche, che come sempre in certe circostanze non mancano mai, ecco che ieri si è dato il via alle temute zone a disco della sosta per i cittadini di Villa Abate. Sono stati selezionati alcuni stalli con strisce bianche che disciplinano la sosta gratuita di un'ora. Le aree interessate sono la parte alta di Corso Vittorio Emanuele, zona Giaconia, in via Amari, Banca Nuova, nella parte centrale del corso, nella parte alta di Piazza della Regione, nei pressi di Piazza Umberto, in alcuni tratti di via Giulio Cesare e via L'Europa, zona comune. Le zone a disco scelte sono state individuate dopo uno studio tecnico fatto dalla Polizia Municipale. Lo ha dichiarato il vice sindaco Francesco Giglio, che è molto fiducioso per la buona riuscita dell'iniziativa. L'obiettivo comunale è quello di istituire delle regole in luoghi dove è routine il caos o le doppie file, dannose per la vivibilità del paese. Le zone a disco saranno sospese nei giorni festivi e nelle fasce orarie che vanno dalle 14 alle 16 o dalle 20 alle 8. L'amministrazione si è messa a disposizione per qualsiasi dibattito o problematiche che potrebbero nascere da questa nuova direttiva. È pur vero che l'iniziativa potrà funzionare solo con la collaborazione della cittadinanza, dunque si spera che si venga a ripristinare un paese più vivibile e meno caotico. Il presidente del Consiglio Comunale, Claudia Clemente, ha disposto che sul sito web istituzionale venga realizzata una specifica sezione dedicata alla pubblicazione delle interrogazioni dei consiglieri comunali e dei verbali di commissione. Sempre in una maggiore ottica di trasparenza e di servizi informativi rivolti al cittadino, la Presidente ha richiesto l'istituzione di tale sezione per avvicinare sempre più il Consiglio Comunale, liberamente eletto dai cittadini, ai cittadini stessi. Ritengo indispensabile dare visibilità non solo alle sedute del Consiglio Comunale, ma a tutte le azioni e agli atti che produce il Consiglio, dichiara Clemente. Con questa decisione non solo attuo un punto programmatico del programma del mio gruppo di appartenenza, ma, sono certa, rispondo anche ad una richiesta dei consiglieri di minoranza. La sezione relativa ai verbali e alle interrogazioni è presente sul sito istituzionale nel menu Sindaco e organi istituzionali. Una nuova ordinanza è stata emanata dal Comune di Santa Flavia. Questa volta riguarda le spiagge libere, dove dall'11 luglio è ormai stata vietata l'introduzione di oggetti ingombranti quali ombrelloni con telo, tende, sedie, sede sdraio, tavoli e l'utilizzo di palloni e altro ancora. È stata anche vietata l'introduzione in spiaggia di cani con e senza guinzaglio. La violazione dell'ordinanza potrà essere punita con una sanzione amministrativa che parte da 50 fino ad arrivare a 300 euro. Sono partiti in settimana i controlli nelle spiagge libere per il rispetto di tale ordinanza. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutti i mercoledì e le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo.
quando ero confusa non sapevo. In diretta da Canale 8 Palermo, ma della buona musica partenopea, ideato dalla Match Music di Graziano Silvestri. Con il programma Napoli è in compagnia della vostra amica Virginia. Buonasera. È tutto un programma, perché tu sei otra guarda in coppa cima in una montagna. E io con te la casa a chi campo da manetta non passa mai con la tutta mamma mia. Solo tu, la tu sabato io sento a casa. Bene, voglio subito ricordare il programma Napoli è, appunto, che va in diretta televisiva tutti i giovedì dalle ore 21 in poi. Ci sì. canteremo quando t'annamuro. Quando t'annamuro. Eh? Prima, okay, pronto! Con mille dedi che stanno a fare lettere e caracciarate che avevo sentito te canzone mia. Una bellissima trasmissione. Il microfono. E saluto la signora Anna con tutto il cuore. Allora, in tua compagnia io mando un grande abbraccio per la famiglia Tantillo, quindi il comitato del Borgo Vecchio. Esatto, ciao, ciao. Ricordo il programma Napoli è che va rigorosamente in diretta televisiva tutti i giovedì dalle ore 20, 21 in poi, appunto da Canale 8. Qui abbiamo la pubblicità, l'onorata società e noi siamo sempre qua. Manda caro! Stasera, venerdì 18 luglio alle 19, presso la Galleria d'Arte Labirinti Ideali a Terrasini, nel Palermitano, verrà inaugurata una mostra personale di pittura di Manlio Giannici, artista autodidatta che sin da piccolo si è dedicato alla pittura sperimentando in solitudine forma e colore ispirandosi ai grandi maestri dell'arte. Quindi pittura, scrittura, performance, dialogo e monologo dell'io in una sintesi dentro le sue opere, come delle pagine da leggere ed interpretare. Negli anni 70 si dedica ad un'analisi e rappresentazione del reale di influsso post-impressionista. Una mostra da non perdere dunque, interessante e fuori dagli schemi. Da domani, 19 luglio, parte il mercato del contadino a Castelbuono. L'iniziativa nasce per promuovere le produzioni agricole del comune di Castelbuono e del territorio del Parco delle Madonie e si pone come obiettivo l'incontro tra le esigenze dei consumatori e quelle dei produttori agricoli attraverso la vendita dei prodotti di qualità a chilometro zero ed a prezzi convenienti. Il mercato del contadino è aperto a tutte le aziende agricole che abbiano il centro di produzione nel territorio madonita e sempre nei limiti della disponibilità degli spazi. Al fine di favorire la vendita diretta, sarà consentita la commercializzazione esclusivamente di prodotti di propria produzione. Il mercato si svolgerà ogni sabato dalle ore 8 alle ore 13 presso il Parco delle Rimembranze a Castelbuono. Una splendida location, quella dell'Oasi Lago, è tanta buona musica. Questi gli ingredienti essenziali per la seconda edizione del Beatful Festival a Piana degli Albanesi. Dopo il grande successo della prima edizione, gli organizzatori hanno deciso di potenziare le attività e le varie iniziative collaterali. La manifestazione musicale si svolgerà dal 31 luglio al 3 agosto 2014. Garantito sarà il divertimento, fatto di musica, campeggio, spettacoli teatrali, DJ set e sport. Tre i palchi per l'occasione dove si esibiranno diversi gruppi musicali. Siete tutti invitati al Beatful Festival di Piana degli Albanesi. Questo programma è stato offerto da
Un cordiale benvenuto dalle previsioni targate ilmeteo.it, aggiornamento per venerdì 18 luglio 2014. Bellissima giornata estiva piena di sole, qualche pioggia debole su alcune zone, caldo in aumento un po' ovunque. Ringraziamo l'anticiclone estate. Ecco il dettaglio: al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata sulla quasi totalità delle regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento in più potrà interessare i rilievi orientali, ma senza fenomeni degni di nota. Spostiamoci sulle regioni centrali, dove il bel tempo caratterizzerà la giornata su tutte le zone, il clima sarà estivo e anche caldo. Raggiungiamo infine le regioni meridionali. Il tempo qui sarà in prevalenza poco nuvoloso, con il sole che dominerà gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto nel pomeriggio le consuete piogge che interesseranno soprattutto la Calabria settentrionale. I venti soffiano sempre dai quadranti settentrionali di maniera debole. Temperature previste per questa giornata: minime in ulteriore leggero aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra i 17 e i 23 gradi ovunque. Di giorno farà più caldo, con 30-33 gradi previsti al nord, 27-33 gradi al centro, ma con punte di 34-35 gradi a Roma e Firenze, tra i 26 e i 35 gradi al sud. Amici e amiche, la previsione termina qui. L'anticiclone estate continuerà a dominare l'Italia per altri due giorni. Dopo, che succederà? Seguiteci su ilmeteo.it, dove la il fa la differenza, sempre. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 18 luglio, si ricorda San Federico Vescovo. Il nome Federico viene dal germanico Friedrich, Friedrich in tedesco moderno, composto dai termini Fritu, pace, e Richia, sovrano, re. Il significato più probabile è ricco di pace, pacifico. Errata invece la convinzione popolare che accostava il nome al termine fede, con il significato di ricco di fede. Dice il proverbio: parlare e tacere a tempo è la vera saggezza. Sono nati oggi Gino Bartali, Nelson Mandela, Ignazio La Russa. Il 18 luglio del 64 d.C. è la notte del grande incendio che distrusse la città di Roma, mentre, secondo la leggenda, l'imperatore Nerone osservava la città bruciare suonando la lira. In questo giorno del 1374 muore ad Arquà, in provincia di Padova, Francesco Petrarca. Secondo la leggenda, il poeta fu colpito da una sincope mentre esaminava un testo di Virgilio. Infine, il 18 luglio 1898, Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento che chiamano polonio. Jorge Amado ha detto: «Io dico no quando tutti in coro dicono sì, questo è il mio impegno». Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Venerdì 18 luglio. Ariete, se bandite con decisione l'insicurezza, vivrete una giornata ricca di opportunità. Novità a go-go, prestazioni d'eccezione in palestra, occasioni d'oro in viaggio, immagine pubblica in netto e progressivo rialzo, soluzioni provvidenziali. Toro, l'attività promette ottimi risultati in tempi brevi, nuovi orizzonti anche dal punto di vista affettivo, economia da tenere sotto controllo. Nell'eventualità di dover operare una scelta, decidete secondo il vostro giudizio senza ascoltare i pareri altrui. Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in programma. Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi. Cancro, con fare dispettoso, la luna nell'ariete semina zizzania in casa e in famiglia. Un rimprovero mosso da una persona cara urta la vostra suscettibilità. Non pensate di essere perseguitati dalla sfortuna soltanto perché le cose girano per il verso sbagliato. Leone, giornata baciata dalle stelle con il trigono della luna in ariete. Avete appoggi e riconoscimenti, trasformazioni repentine portano al successo. Grandi prestazioni nell'ambito dello sport, successi, doni e consensi, fortuna al tavolo verde. Vergine, la routine vi va stretta, cercate nuovi canali di espressione seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così così.
Da stasera un sestile risolutorio di Venere rilancerà le vostre sorti amorose, avventure dal sapore dolce. Bilancia, difficoltà di relazione con l'ambiente? La colpevole è ancora la Luna in Ariete, oggi alleata a Plutone in quadrato. Malintesi e bisticci, per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale e seguire l'istinto che vi consiglia la decisione più saggia. Scorpione, qualche turbolenza in ambito lavorativo potrà mettervi un po' sottosopra e scombussolarvi dal punto di vista emotivo. Avete la sensazione che qualcuno non ve la conti giusta? Potreste non aver torto, esigete sia fatta chiarezza. Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto, con il favore della Luna congiunta a Urano. Ottimo per risolvere con coraggio una questione intricata e la giornata ideale per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito e riscontro. Capricorno, Luna in Ariete e Plutone nel segno si guardano in cagnesco, provocando errori di valutazione, entusiasmi infondati e confusione. Non fate niente di straordinario che possa attirare su di voi l'attenzione, magari la farete franca. Acquario, affidatevi alla Luna in Ariete armonica Urano per risolvere una questione legale che vi sta a cuore. Ottimismo, novità, cambiamenti. Vi sentite allegri, sereni e tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Serata piacevole con gli amici. Pesci, vi muoverete abilmente sul fronte economico. Saprete essere tempestivi e intascare un bel gruzzoletto. Giornata interessante, ricca di stimoli, sensibili e intuitivi. Non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone valide.